Teatro, musica e danza nell'ambito di uno spettacolo straordinario ideato per l'occasione che segna l'ingresso di Montevago nella rete dei teatri di pietra. Grande successo ieri sera per Memoria Futura, iniziativa che si è svolta ai piedi dell'antica cattedrale tra i ruderi del terremoto che nel 1968 devastò la Valle del Belice. In scena Sergio Vespertino, Giuseppe Milici, accompagnato da Antonio Zarcone al pianoforte, Paola Saribas, Lucia Cinquegrana ed Elisa Carta Carosi. Il progetto, ideato dalla Rete dei Teatri di Pietra, è sostenuto dalla cooperativa Agricantus, dall'Associazione Culturale Estreusa e dalla MDA Produzioni. I dettagli in queste interviste. All'interno di questa cattedrale l'arte, la musica, il teatro daranno il meglio valorizzando il luogo, valorizzando la natura che c'è attorno e per la prima volta questo luogo, che è stato luogo sacro, oggi luogo di memoria, è il protagonista di quanto il maestro Gatti e il circuito Teatri di Pietra offriranno. È un assaggio, se così possiamo dire, di un progetto che vorrà vedere il futuro nel prossimo anno. Questa sera l'idea è stata quella di offrire in qualche maniera questo spettacolo e lo stanno offrendo in maniera gratuita, noi stiamo pagando soltanto la SIAE, per poterci rendere conto di cosa questo luogo può dare e cosa questo luogo può far vivere. Noi questa sera loro, ma abbiamo visto anche durante tutto il cartellone estivo, abbiamo avuto attori di teatro e musical, abbiamo cercato in qualche maniera di valorizzare questo luogo e abbiamo visto anche proprio il senso di filialità che c'è stato da parte della gente. Quindi anche questa sera, pur essendo ormai a metà settembre ed essendo finita la stagione estiva, ma non certamente per il clima, perché è una serata bellissima, tanta gente è arrivata proprio per godere di questo momento. Sicuramente questa sera diciamo, la fa da padrone la novità, e la novità è essere all'interno della Cattedrale di Montevago. Da questo momento faremo rientrare Montevago e la sua cattedrale, ma anche il suo centro storico all'interno dei siti dei Teatri di Pietra. Teatri di Pietra che quest'anno ha toccato 12 siti archeologici monumentali, uno pensa a Solunto, Imera, ma pensa anche al Grande Castello di Milazzo o Eracle a Minoa, piuttosto che non straordinario Parco Archeologico di Montegliato. Bene, siamo veramente contenti che nell'Agrigentino ci sia un punto che abbia una memoria recente. I teatri di pietra sono innanzitutto la scelta, la volontà, la determinazione di amministratori da una parte, di artisti dall'altra, per far sì che tutto il patrimonio si tolga da quella etichetta di marginale, di periferico, perché una cosa l'Italia ha, e la Sicilia in particolar modo, non c'è luogo che sia secondo o terzo.